Le video notizie di distribuzione moderna. La febbre nel carrello della spesa scende sotto la soglia delle due cifre, ma è quasi doppia rispetto all'inflazione generale. Ad agosto l'indice provvisorio Istat relativo al carrello della spesa scende su base annuale al 9,6% rispetto al 10,2% di luglio, mentre si riduce lievemente la forbice con l'indice nazionale che si contrae dal 5,9% al 5,5%. Il calo della tensione dei prezzi si deve prevalentemente al rallentamento dell'energia e degli alimentari non lavorati. E sull'ultima rilevazione Istat, Federdistribuzione fa notare che, nonostante la discesa dell'inflazione, resta comunque una situazione di difficoltà economica per le famiglie, confermata dalla debolezza dei consumi, in particolare per quanto riguarda i volumi di vendita del settore alimentare. Ma sentiamo il parere diretto dei consumatori. È rientrata dalle ferie, ha trovato che i prezzi siano aumentati, ci sono stati dei rincari? Sì, ma è da un po' che ci sono questi rincari, Adesso ancora di più, non ne so molto perché sono appena rientrata l'altro giorno, per cui era una delle prime spese, però dico che su tutti gli articoli, su tutti i prodotti c'è stato un notevole aumento. Ha notato qualche tipologia di prodotto che è aumentata di più, la carne, i latticini? Carne, latticini, latte, biscotti, un po' di tutto. In realtà pressoché uguale, mi sembra. Poi per la poca esperienza che posso avere, non è che vado tutti i giorni a fare la spesa. Quindi mi sembra più o meno uguale. In generale no. Devo denunciare un'azienda che vende allo stesso prezzo un prodotto che era 1,2 litri, lo vende a 1 litro, la stessa confezione. E il prezzo di 2 mesi fa è la confezione da 7,50. Una bibita che chiunque beve, questo è un esempio. C'è lo sport di ridurre le confezioni a parità di prezzo, questa è la novità. I prezzi sono uguali ma le confezioni più piccole. Ci sono delle strategie che lei adotta per insomma rientrare nel budget? Essere una consumatrice infedele. È brutto dirlo, però di questi tempi conviene. Questo sicuramente funziona. Poi ognuno fa quello che meglio crede. Di sicuro nessuno ha la bacchetta magica, questo è poco ma sicuro. Però posso dire che i prezzi sono aumentati già da prima della pandemia e sicuramente la pandemia ci ha messo su un bel carico da 45. Questo sì.